Quest'anno c'è stato un buon afflusso di stranieri, probabilmente anche la posizione molto favorevole, ma è andata bene. Devo dire, il passaggio è stato interessante, molti mercati, Israele, Russia, Giappone, che tra l'altro siamo già presenti, insomma interessante. Noi ci occupiamo di conserve alimentari, facciamo sughi, creme, antipasti, è tutta produzione interna del nostro stabilimento e abbiamo più di 90 articoli. Noi come Montanini non siamo presenti nel mercato nazionale o pochissimo nella zona. Come scelta abbiamo scelto l'estero e devo dire che sta andando bene, devo dire che il nord Europa va molto bene, noi siamo presenti praticamente in quasi tutti i mercati principali, quindi dagli Stati Uniti, Giappone, Taiwan, Russia, nord Europa ben presenti e niente, direi che comunque è decisamente in ripresa il mercato. È importantissimo tutelarlo perché noi siamo un'azienda, una media impresa, siamo a carattere familiare con una terza generazione al lavoro e ci scontriamo veramente tutti i giorni con delle realtà, con dei brogli, comunque con delle sofisticazioni o con un prodotto dichiarato Made in Italy che non lo è. Quindi abbiamo una qualità medio-alta ed è difficile, devo dire, non si fanno certo grossi volumi ed è molto difficile mantenere un certo livello. Si rischia sempre un attimino di scivolare nella tendenza a fare delle cose mediocri che non vogliamo fare. Poi noi lavoriamo, insomma, come si vede, moltissimo fresco, cerchiamo di produrre le verdure in stagione, insomma, via, ce la caviamo.